Siamo in corso al Cile De Gasperi, alla stazione di servizio ERG. Questa notte la ricevitoria è stata rapinata. Un'auto in retromarcia ha sfondato il vetro del locale ed sono entrati dei rapinatori in 3 persone per togliere tutti i soldi all'interno delle slot machine. Purtroppo non è l'unica quest'anno, è già la terza volta. Sono entrati già 2 volte di notte e un'altra volta invece non sono riusciti a entrare. Non è una bella sorpresa, insomma, svegliarsi nel cuore della notte per dover intervenire sul posto, insomma, il luogo di lavoro, quando uno dovrebbe stare tranquillo a casa, godersi la propria famiglia, i propri cari, invece purtroppo non è più così ormai da un po' di tempo qui. Le telecamere hanno ripreso tutto? Certo, poi i dati sono stati forniti alle autorità competenti, vedremo insomma se riusciranno a beccarli, ma il problema, come si sa, insomma, è che qui non funziona più nulla, nel senso che anche se dovessero essere riconosciuti e presi, sono fuori dopo 2 o 3 giorni, quindi non vedo cosa, insomma, a cosa possa servire. I danni, oltre a quelli evidenti, palesi, la vetrina, eccetera, quanto ammontano? Eh beh, sono diverse migliaia di euro, perché già il vetro, insomma, in sé per sé ha il suo costo, poi internamente, insomma, è stata tolta appunto delle macchine qui, delle slot e degli altri danni, insomma, a della merce che è esposta in vetrina qui vicino all'ingresso, però insomma più che il danno economico c'è tutto il resto che insomma è insopportabile. Un Natale rovinato. Eh sì, l'anno scorso, quest'anno stesso a gennaio, il 6 gennaio, il 5 sono entrati di notte, poi ci hanno riprovato quest'estate, insomma. Vorrei fare tanti auguri di Buon Natale a De Caro, ad Emiliano, che si occupano dei problemi della gente tutti i giorni.